Bentornati a Fuori Menù. Oggi cucineremo un frutto barra verdura di stagione. Sto parlando dei fichi. Allora, questa ricetta sarà super veloce, semplice, pochissimi ingredienti che vi vado ad elencare subito. Allora, per fare i nostri cestini di fichi al forno avremo bisogno di 6 fichi, 120 g di brie, 100 g di miele, pinoli quanto basta, un'insalata songino per accompagnare, olio, sale e aceto balsamico in glassa quanto basta. Allora, io partirei subito con tagliare i fichi che ho già lavato in precedenza e li taglio letteralmente così, con tutta la buccia, che si chiama buccia, ma penso di sì, in quattro, in questo modo qui. E li vado ad adagiare sulla nostra teglia. E adesso anche vi mostro il perché io li vado a tagliare così. Intanto vi voglio raccontare una cosa. Io ho fatto una piccola ricerca, ma questo non mi piace. Ho fatto una piccola ricerca sui fichi, perché essendo comunque questa la nostra rubrica dei frutti e verdura di stagione, ho detto qualcosina voglio raccontarla, voglio sapere di più. Ebbene, ho scoperto che i fichi non sono un frutto. Oltre a questo, ho scoperto che contengono potassio, magnesio, vitamina B, vitamina K, è veramente pieno di minerali e vitamine. Poi un'altra cosa che ho scoperto è che ci sono due momenti dell'anno in cui viene raccolto. La prima parte del raccolto dei fichi avviene in primavera, quella invece un po' più grossa avviene in questo periodo dell'anno, e quindi possiamo trovare i fichi, chiamati anche settembrini, da settembre, quindi verso la fine dell'estate, fino all'autunno. Allora, io ne faccio 7, anche se avevo detto che erano 6. Vabbè, fa nulla, uno in più per l'assaggio. Ecco qui. Adesso vi faccio vedere, andiamo a tagliare sempre molto grossolano il brie, con tutta, anche qui, chiamiamola crosta, buccia, quello che sia. Allora, la andiamo a posizionare al centro dei nostri fichi. Questo è, diciamo, un piatto che si può fare velocissimo, per un aperitivo, come antipasto. È molto ricco e sostanzioso, ma comunque super veloce. Non riesco, ecco, ancora un pezzettino, e ok, dopodiché, vabbè, ci sono riuscita, fa nulla, copriamo, miele, sopra, non me ne vogliano nutrizioniste, dietiste, ancora si può, diciamo, fare quei giorni di puro sgarro. Dopo il miele andiamo a mettere qualche pinolo all'interno, sopra il nostro formaggio, così che andranno anche un po' a croccarsi dentro al forno. Quindi questa, insomma, è una ricetta facile, gustosa e veloce da replicare a casa tranquillamente. Ok. Perfetto.
Ora che abbiamo riempito i nostri fichi, li mettiamo in forno a 180 gradi per all'incirca 5 minuti. Allora, io come sempre metto il timer sul mio telefono. Perfetto, avviato. Poi comunque, un'altra cosa che ho scoperto dei fichi molto molto interessante è che dal fico si può fare anche i formaggi. Cosa non so come, ma devo dire che è una cosa fichissima. E poi un'altra cosa molto carina, o comunque è giusto sapere, è che il fico è uno dei delle piantagioni più antiche, perché risale alla Mesopotamia, quindi parliamo più o meno di 11.500-400.000 anni fa. Allora, nel frattempo facciamo la nostra insalatina di accompagno per i nostri fichi, quindi andiamo a mettere, anzi la condiamo qui con olio. Un po' di sale. Un po' di glassa di aceto balsamico. Poi la andiamo un po' a girare così il condimento scende su tutta l'insalata. Ok, intanto la andiamo a mettere sul piatto. Ok, poi qualche pinolo. Ok, e nel frattempo aspettiamo i nostri fichi. Allora, mi ha squillato il telefono, andiamo a vedere i nostri fichi al forno che dovrebbero essere super pronti. Mamma mia! Voi non avete idea dell'odorino che c'è qui. Allora, iniziamo con il nostro impiattamento. Sono delicatissimi. Allora, facciamo così, forse. Ecco, meglio. Sono troppo carini comunque. Troppo troppo cute, come direbbe Lulu. Allora, così. Allora, prendiamo questo, lo mettiamo al centro. Questo me lo tengo come extra per l'assaggio. Allora, oltre ad averli, questo accaduto, oh, ok, oltre a miele eccetera, andiamo a condire con un altro po' di glassa anche sopra i nostri fichi. Facciamo proprio un giretto, poi un pizzico di sale, sempre sopra i nostri fichi, e ovviamente un altro pochino di miele, proprio per fare quella botta calorica che in teoria, vabbè,
Ma noi la facciamo lo stesso. Che ci frega? Allora, adesso prima dell'assaggio aspettiamo qualche minuto perché sono letteralmente bollenti e voglio anche raccontarvi un'altra cosa. Allora, io non so se voi ci credete oppure no, ma esistono, almeno così dicono, dei cibi afrodisiaci molto erotici e nell'antichità si usava a pensare che i fichi lo fossero. Infatti, negli antichi, gli antichi romani, nell'antica Grecia, si usavano i fichi proprio per quello scopo. Proprio i romani ne andavano ghiotti, 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 e tra l'altro, sempre, diciamo, legato alla mitologia romana, visto che poi siamo qui a Roma, i fichi, erano, quella pianta che accolse, nella cesta, Romolo e Remo quando erano stati, messi sul fiume per in teoria andare a morire. Quindi a un certo punto vennero salvati e questa pianta dove loro vennero appoggiati era proprio un albero di fico. Poi un'altra cosa molto molto divertente che ho scoperto è che tutti dicono che il frutto proibito sia la mela, perché è appunto legato ad Adamo ed Eva. Invece ho scoperto, facendo un po' di ricerche, che dicono che in teoria non era un albero di mele, ma un albero di fico. Questa cosa è la prima volta che la sento, però volevo condividerla con voi perché era molto simpatica come cosa. Quindi esatto, è proprio quel frutto proibito, è il fico e non la mela. Allora, secondo me sono ancora un pochino caldi, quindi ne approfitto per dirvi l'ultima chicca sui fichi che ho imparato, è che esistono due piante, il fico femmina e il fico maschio. Il fico maschio produce polline, mentre il fico femmina produce proprio il fico vero e proprio da mangiare. Bene, detto tutto questo, vi ho fatto un po' di lezioni, anche se insomma non sono qui per questo, so per cucinare, ma volevo condividere con voi due cosette. Io passerei al nostro gradito assaggio. Allora, prendo forchetta e coltello perché adesso di appiccicarmi tutte le mani col miele non mi va. Intanto appoggio questi qui sopra. Poi nella mia insalatina fatta precedentemente metto anche il fico. Così, vabbè, non guardate tanto il mio piattino perché è piattino d'appoggio, però io un morsettino, come ho detto prima, non me ne voglia la nutrizionista, dietologa, personal trainer di turno, perché io gli assaggi li devo purtroppo fare, dico purtroppo perché sai, non è che, però no, non è vero, li voglio fare sempre. Perché ovviamente poi vuoi sapere com'è avvenuto e lo devi assaggiare e non riesco a acchiapparlo. Allora, ce la farò, ce la farò. Ok, ci sono. Allora, speriamo non sia troppo bollente. O in caso mi vedrete tipo soffocare. Wow! Allora, io questa ricetta l'avevo vista fare su Instagram e non pensavo che fosse, ho detto vabbè, insomma, sarà una robetta. Invece è veramente buono, cioè è facile da fare, è velocissimo, gustosissimo. Mi sa che adesso quando torno a casa la vado a replicare un'altra volta. Almeno vado a sfruttare il fatto che trovo adesso i fichi e dopo non ci saranno più. Allora, ci siamo. Sono spaziali. Allora, non sono neanche troppo dolci perché l'aceto balsamico,
il miele, il pinolo, il fico che in sé per sé è molto molto zuccherino. Devo dire che ci stanno alla grandissima, quindi questo è un piatto che potete fare come antipasto, aperitivo, anche come dolce, omettendo l'insalata. Magari lo potete accompagnare anche con una pasta sfoglia fatta al forno, la mettete al forno e poi sopra ci andate a mettere i fichi con il miele e tutto quanto. Allora, vi rileggo gli ingredienti per i nostri cestini di fichi al forno, quindi 6 fichi all'incirca, 120 g di brie, 100 g di miele, pinoli quanto basta, insalata songino o quella che preferite, olio e sale quanto basta e aceto balsamico in glassa quanto basta. Allora, con questi ingredienti è possibile fare anche un dolce sempre molto veloce utilizzando la pasta sfoglia. Allora, vi faccio vedere, è super veloce. Andiamo con un coppa pasta. Non lo trovo più, eccolo. Col coppa pasta facciamo dei cerchiettini e andiamo ad inserire il fico, sempre tagliato a quattro, in questa maniera. Mettiamo dentro sempre un pezzettino di formaggio, sempre qualche pinolo, questi si possono fare anche la mattina a colazione, insomma, con una forchetta ovviamente li andiamo sempre un po' a bucherellare, se no non si cuoce bene. E poi li andiamo a rinchiudere così, leggermente. Ci mettiamo sopra ovviamente un po' di miele. E proseguiamo col prossimo. Sempre li tagliamo in quattro, pezzettino di formaggio all'interno, qualche pinolo, lo andiamo a chiudere. E poi ci mettiamo il miele. Ne facciamo ancora due. Poi ovviamente al posto del miele ci potete mettere anche lo zucchero di canna che fa quella doratura e crosticina super buona, pezzettino di formaggio, qualche pinolo e poi lo chiudiamo come se è incollato. Perfetto. Fico, tagliamo in quattro, pezzettino di formaggio, due tre pinoli e poi chiudiamo. Perfetto.
E diventano quasi delle piccole roselline di fichi. Ci mettiamo sopra anche il miele. E li mettiamo al forno sempre a 180 gradi per una decina di minuti, perché abbiamo anche la pasta sfoglia, quindi rispetto agli altri ci mettono leggermente qualcosina in più. Bene, nel mentre io vado a finire i miei fichi. Allora, sono pronti i nostri cestini di pasta sfoglia al forno con fichi, miele e formaggio. Allora, eccoci qui, vedi. Allora, speriamo che con questo riesca a prenderli. Aiuto. Allora, così. Eccoci qua. Allora, sono ancora molto molto bollenti, però intanto, allora, ve li faccio vedere qui sopra quanto sono belli. Questo non mi serve. E poi un altro po' di miele da mettere sopra. Ecco qui. Ok. Ovviamente, se li volete più croccanti, possono stare ancora più tempo all'interno del forno, e così date anche la possibilità al formaggio di sciogliersi ulteriormente. Allora, qui sono tutto un appiccicume. Voglio assaggiare comunque come sono venuti, quindi utilizzo questo piattino. Allora, intanto ve li faccio anche girare, guardate che belli. Questi cestini, chiamiamole rose, come volete. Allora, uno per l'assaggio lo frego. Magari il più bruttino, così gli altri. Allora, oh! Buoni, 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 ve li straconsiglio. Pochi semplici ingredienti: pinoli, miele, brie e fichi. Per la parte dolce, pasta sfoglia, modalità insalata, aceto balsamico, olio e sale e insalatina. Buonissimo. Ci vediamo la prossima volta. Un bacio, grazie a tutti.